Buongiorno a tutti, siamo qui per la conferenza stampa, come avevo previsto, della squadra di Serie A dei Torre Pedrera Falcons, sponsorizzata csarimini.com, e per parlare anche velocemente della stagione 2022 della nostra società, che ha tantissima carne al fuoco, tante novità che così poi illustrerò anche cammin facendo. Innanzitutto volevo ringraziare tutti gli intervenuti, mi fa particolarmente piacere, ringrazio lo staff dell'Old American, ci piace essere qui, è un po' una nostra tana, sono amici e partner importanti da tanti anni, abbiamo scelto proprio senza esitazioni questo posto per presentarci. Accanto a me, alla mia destra, c'è Gigi Mignola, che è il vicepresidente della Federazione Italiana Baseball e Softball. Alla sua destra c'è il nostro manager della squadra di Serie A e anche allenatore delle nostre alcune squadre giovanili, che è Willy Lucena. Alla mia sinistra ho Yuri Magrini, rappresentante dell'amministrazione comunale di Rimini, l'assessore al bilancio e alle risorse finanziarie. E alla sua sinistra c'è Paolo Ioli, che è il signor csarimini.com, il nostro sponsor, da tanto tempo anche lui in società, e tra l'altro al doppio ruolo anche padre di due ragazzi che giocano con noi in Serie A. Faccio una brevissimo preambolo e poi dopo lascio la parola un po' a tutti. Non siamo in ritardo sull'inizio del campionato presentandoci questa settimana, ma la settimana scorsa diciamo che c'era un po' di traffico di conferenze stampa a livello di baseball, e quindi per non intasarlo ancora di più ho preferito slittare di una settimana. L'ho fatto anche perché volevamo presentarci prima della nostra prima partita casalinga, che avverrà domenica mattina alle 11 e domenica pomeriggio alle 15:30 sul campo di Riccione, dove giocheremo le tre partite della nostra prima fase. A proposito, faccio anche in questo caso un ringraziamento agli amici della Nuova Delfino Riccione perché ci ospitano in questa prima fase. A proposito di ringraziamenti, mi sono dimenticato, perché si è anche nascosto, ho parlato di Gigi Mignola, vicepresidente federale, ma c'è anche un altro consigliere della Federazione Baseball e Softball, dicevo, si è nascosto, e come però è Alessandro Maestri, che tra l'altro qui diciamo anche lui una doppia veste, visto che è ancora tesserato per i Falcons, non dico altro, e ringrazio tra l'altro anche gli amici di Nenè Ercolani, presidente della Federazione Sammarinese, Tiziano Pellegrini, in rappresentanza anche di New Rimini, che sono qui intervenuti oggi. Dicevo, campo di Riccione, e abbiamo fatto questa conferenza stampa anche perché in questa giornata, anche perché diciamo che un po' il nostro campionato comincia domenica. Venerdì e sabato a San Marino è stato un evento particolare, il classico opening game, quello che in un certo senso ci aspettavamo. I ragazzi hanno preso visione di come sarà il campionato di Serie A, e abbiamo risposto come Falcons nel modo migliore. Abbiamo riempito le tribune del campo di Serravalle con tantissimi ragazzini, tantissime famiglie. Volevo dire che, siccome qualcuno c'è anche così ha detto che è stato una smania di protagonismo fare il campionato di Serie A, direi non è nessuna smania di protagonismo, nessun salto nel buio, è stata una riflessione che abbiamo fatto nei mesi, nelle settimane, nei mesi successivi alla promozione della squadra di Serie B. Ci siamo confrontati sia a livello economico, abbiamo capito che potevamo fare questo salto, ci siamo confrontati soprattutto a livello tecnico, sia con gli allenatori della squadra, sia con il nostro direttore tecnico, che è Simona Conti, che per impegni scolastici oggi non è potuta essere presente. Tutti hanno detto che questa squadra, questi ragazzi potevano provare a giocare il campionato di Serie A, che sanno stare anche in un campo di Serie A, e quindi abbiamo dato il via. Ricordo che la nostra filosofia rimane la stessa: settore giovanile, da quando la società è stata fondata, quindi
l'obiettivo è sempre quello, puntare sui giovani, e quindi l'obiettivo di quest'anno è, come dico sempre, è la crescita ulteriore dei nostri ragazzi. Tra l'altro siamo una delle squadre più giovani del campionato, se non la più giovane, la crescita di questi ragazzi che devono andare in campo divertendosi. E, poi è logico, giochiamo a baseball, abbiamo, quindi facciamo sport, abbiamo un risultato, abbiamo una classifica, e quindi l'obiettivo di quest'anno è provare a raggiungere la salvezza. Credo che se la salvezza sarà raggiunta vuol dire che i ragazzi saranno cresciuti, quindi l'obiettivo sarà doppio. Ho parlato di da sempre scuola baseball, qui è presente Luigi Bellavista, che è stato uno dei soci fondatori della società, primo presidente, tra l'altro inserito anche nella Hall of Fame della federazione, e vi do soprattutto ai colleghi, se vogliono segnalarlo, che sarà proprio lui domenica a lanciare la prima pallina della nostra prima partita casalinga in Serie A, quindi mi sembrava era giusto che il primo presidente avesse questo onore e questo compito e questo onore. Tra l'altro questa è ve la faccio vedere, la bandiera storica della nostra società. E quindi ripeto, io ho finito, lascio la parola inizialmente all'assessore Magrini per un intervento, un saluto anche da parte dell'amministrazione comunale, e se volete fare qualche domanda facciamo dopo. Grazie, buongiorno a tutti, grazie al Presidente per l'invito. Io sono qua oggi in rappresentanza dell'amministrazione comunale e in rappresentanza dell'assessore Maresi, che ha avuto un piccolo infortunio sportivo ed è a casa in convalescenza. E gli mandiamo un grosso abbraccio e gli facciamo gli auguri di una pronta guarigione. Io vi ringrazio per questo invito e per il lavoro che state facendo nell'ambito sportivo. Una società piccola che porta un nome a me familiare, e quindi mi fa anche molto piacere la casualità di essere qua in sostituzione di Moreno. E volevo fare i complimenti alla società, perché raggiungere questi traguardi in questi momenti storici, con una piccola società che riesce a raggiungere vette importanti, perché insomma un campionato di Serie A non è una sciocchezza, sia da un punto di vista economico-finanziario, come ricordava il Presidente, e sportivo. Vedere molti giovani qui davanti dimostrano e testimoniano che la scelta che ha fatto la società è una scelta ponderata, valutata, e quindi io sono convinto che al di là del risultato finale la società farà molto bene e dimostrerà che facendo piccoli passi, ponderando bene le scelte che si fanno quando le risorse sono limitate, è il miglior modo per garantire i principi e i valori che ricordava prima il Presidente. Per cui io davvero vi ringrazio, vi faccio un grande in bocca al lupo per questa stagione. Ricordate che vi state avvicinando ai 50 anni e quindi sarebbe straordinario riuscire a festeggiare questo compleanno della vostra società mantenendo le vette dei campionati come state facendo ora. Quindi grazie, in bocca al lupo a tutti, a tutti i giocatori, alla società, ma soprattutto alle famiglie e a tutti i tifosi che vi sostengono e che non vi fanno mai mancare il supporto. Grazie. Grazie Assessore. Sì, tra l'altro ha toccato un tasto, ci avviciniamo ai 50 anni, quest'anno ne facciamo 45, quindi faremo anche una festa come merita, anche perché è sempre meglio andare, abbiamo fatto dei 40, facciamo quella dei 45, perché sembra meglio andare avanti per gradi, ma magari ogni anno ne faremo una dai 50 in avanti, se ne farà una all'anno.
Lascio la parola adesso per un saluto anche al vicepresidente federale Gigi Mignola, che avevamo appena finito di festeggiare la promozione a settembre, un bellissimo sabato di settembre, e la mattina all'alba mi ha chiamato dicendomi: allora, la fate la Serie A o no? E la risposta è stata subito sì. Sì, memore di quella mattina presto. Ovviamente vi porto i saluti della Federazione, del Presidente, che in questo momento non è a Roma e quindi non è stato in grado di poter arrivare qui alla manifestazione che state preparando. Intanto un grazie per la cortesia che ci avete usato nel non sovrapporre le conferenze stampa, quindi diciamo non avere la stessa fascia oraria in cui poi si sarebbero divisi anche un po' gli ascolti. Io sono stato sabato, ero a San Marino, e la nota che a me è più piaciuta di tutto, a parte il fatto delle partite e del gioco dei ragazzi, è stato vedere lo stadio di San Marino con una presenza di, direi quasi da torcida, da parte dei genitori, di tutte le persone che hanno seguito Torre Pedrera in trasferta. È uno dei motivi per cui, fra le mille polemiche che ci possono essere sulla gestione del campionato, porta alla considerazione che dobbiamo avvicinare di nuovo le persone alle partite, e la prima parte, il primo gruppo di persone che si può avvicinare alle partite sono coloro che stanno a stretto contatto con la società, con i giocatori e con i dirigenti, e che fanno i volontari sui campi, e quindi devono avere anche l'eventuale soddisfazione. Qui la soddisfazione secondo me è doppia, perché stiamo parlando di una delle società che a questo punto è fra le più titolate a livello giovanile e che sta completando un percorso. Adesso ai ragazzi che hanno l'età per arrivare a giocare un campionato, questo campionato che secondo me ovviamente è il campionato che rispecchia i valori che in questo momento ci sono in generale in Italia, non sto parlando di un club piuttosto che di un altro, rispecchia la situazione italiana e del baseball italiano. Ovviamente un grosso in bocca al lupo, speriamo di divertirci. Avevamo paura che non ci fosse più Rimini sulla piazza, adesso ce ne abbiamo due, e poi abbiamo tutto il gruppo giovanile che mantiene, come posso dire, alimentato il vivaio, perché una delle preoccupazioni e uno dei motivi per cui a volte bisogna anche ragionare in termini più lunghi è, per esempio, e lo porto ad esempio giusto perché sia chiaro, noi dobbiamo stare attenti a dare stimoli ai vivai giovanili per un motivo molto semplice. In questa fase in Italia abbiamo anche un grosso problema, che è quello della scuola e dei bambini che vanno a scuola, nel senso che dovete cominciare a immaginare che già da quest'anno ci saranno delle prime classi che non si potranno costruire perché non ci sono bambini di quella fascia di età. Quindi il lavoro sulle giovanili, il lavoro in prospettiva e far lavorare i giovani anche a un livello magari maggiore serve ad alimentare un po' la fiammella che porta i ragazzi al campo e che li fa giocare e che ci mette nelle condizioni di continuare ad andare nelle scuole, voi società che fate tutto questo lavoro, e tentare di portare, di non disperdere, di non perdere generazioni, non creare buchi in questa situazione. Grazie per l'opportunità, buon lavoro. Grazie. Grazie Gigi, grazie alla Federazione. Faccio dare una battuta all'allenatore, perché insomma i ragazzi aspettano anche che Willy dica qualcosa. E allora, Willy, come li hai visti a San Marino? Buongiorno a tutti. No, in San Marino io l'ho guardato bene a tutti. Io, loro sanno fare il suo lavoro in campo, non c'erano paura di nessuno, questa strada è lunga. Secondo me, come te l'ho detto all'intervista, questa è la squadra più giovane che io ho guardato in tutta la vita mia. Gli ho giocato del 2000 in Italia. È andato nella nazionale, è andato a tutta la parte del mondo a giocare. Questa è la squadra più giovane che c'è nel campionato e io sono orgoglioso di loro. Ce l'ho fiducia di tutti. E secondo me questa traia è lunga e alla fine si guarda tutto. Secondo me questa squadra va a fare un lavoro della Madonna che nessuno si aspetta, secondo me. Nessuno si aspetta che questa squadra faccia questo lavoro, perché loro ce l'hanno passione di giocare a baseball, che è lo più importante del come si chiama, di questo gioco. Loro si,
se rifacciamo allenamento alle 3 della mattina, loro vanno allenamento alle 3 della mattina, questo è lo più importante di loro. Noi c'eravamo giocatori di 17, 16 anni, che non c'erano paura di giocare al baseball. Quello è lo più importante di tutti. Lo ringrazio a tutti, grazie a tutti. In bocca al lupo a tutti, bello. Grazie a voi. Quindi io adesso siamo a disposizione. Intanto qui abbiamo una buona rappresentanza della squadra. Qualcuno è uscito da scuola più che altro sapendo che l'Old American aveva preparato un buon buffet, ecco. Io credo che a nome anche personale volevo ringraziare gli allenatori, qui Willy è presente, è presente anche il suo braccio destro Stefano Emanuelli, l'altro membro dello staff Simone Sartini, qui dicevo c'è una buona rappresentanza di giocatori e volevo fare così un applauso di incoraggiamento e di ringraziamento alla squadra, agli allenatori e ai giocatori, perché veramente li vedo sul pezzo, come ha detto Willy, credo che se lo meritino, fagli un applauso. Volevo solo dire una cosa prima di lasciare spazio, che siccome dicevo presentiamo anche l'attività della società, quest'anno grazie al lavoro, il reclutamento, grazie al lavoro, l'impegno anche molto dei nostri uomini social e soprattutto grazie al lavoro che sta facendo Simona Conti con tutti i tecnici del settore giovanile, siamo riusciti a mettere assieme praticamente squadre di tutte le annate, partendo dagli under 9 e arrivando agli under 18. L'unica, logicamente, l'unica annata che non c'è è l'under 17, ma è perché è una componente che metà giocano negli under 16 e metà giocano negli under 18. Siamo riusciti a fare tutte le squadre partendo, come appunto dicevo, dagli under 9, e la novità di quest'anno che ci rende particolarmente orgogliosi, soprattutto Simona che ci stava provando da diversi anni, è aver messo assieme una squadra di tutte ragazzine. Ragazzine, diciamo che una squadra di softball, perché fanno allenamenti di softball e proprio Simone ha chiamato tra l'altro alcune delle sue ex compagne di squadra, si allenano con divertimento, addirittura si allenano anche più divertimento i tecnici, le ragazze delle giocatrici, e una squadra, una piccola squadra logicamente farà delle partitelle amichevoli, però era già aver raggiunto più di 10 ragazze, più di 10 ragazzine, perché sono ragazzine, vanno dagli 11 ai 15 anni, e quindi metterle insieme in una società che ha sempre fatto, diciamo, puntato sul baseball, ma questo era uno dei grossi obiettivi, la novità, diciamo, la novità di quest'anno. Per il resto, come dicevo, parteciperemo poi a tutti i campionati e abbiamo anche due squadre seniores, appunto la Serie A e la Serie C, che è anche questa composta da ragazzi di 16-17 anni. Lascio a voi le domande se l'avete. Chiedo al presidente, che mi viene anche un po' da sorridere, ci conosciamo da 30 anni fa. Se la permanenza a Riccione sarà limitata alla prima fase, ci stai pensando? Perché non sarebbe male, secondo me, anche a livello proprio di promozione, avere lo Stadio dei Pirati ogni fine settimana dell'attività, insomma, con un calendario alternato col New Rimini, visto che insomma Torre Pedrera è Rimini, insomma, una frazione di... Oppure se hai già deciso, insomma, altre cose. No, l'obiettivo di partenza era giocare allo Stadio dei Pirati. Allora, il sogno logicamente era giocare a Rivabella, diciamo che la struttura aveva bisogno di qualche aggiustamento che non siamo riusciti a programmare per il tempo che avevamo a disposizione tra il termine del campionato e l'inizio della stagione nuova. Abbiamo puntato sullo Stadio dei Pirati come campo di casa. Dopo c'è stato anche lì New Rimini ha fatto un lavoro egregio sul campo, però ancora c'era magari un minimo di incertezza. Abbiamo parlato con Riccione che ci ha ospitato molto volentieri, quindi siamo andati sul sicuro. L'idea è quella di giocare la seconda fase ai Pirati,
anche perché poi, come giustamente dicevi te, squadra di Rimini, credo che anche la federazione, che ha sempre dimostrato di buon grado l'idea che entrambe le squadre giocassero lì, diciamo che guardiamo anche come va avanti la cosa. Adesso New Rimini giocherà allo Stadio dei Pirati, quindi avremo anche dei giudizi in merito, e poi però l'idea è quella di andare a giocare lì. Al manager, ricordiamo Willy come un buon lanciatore, buon controllo, mi ricordo a Modena quando giocavi, hai passato parecchie stagioni. Ecco, ti sei tesserato anche come giocatore all'occorrenza, dai ancora una mano o ti limiti al batting practice al massimo in allenamento? No, io solamente mi tesserato come allenatore e lasciato tutto già. Se non tiro più, no, già è finita la mia carriera. E già era ora di finirla, giocava di quando si va a toccare in Italia nel 2000, Lettore Pedrera mi ha detto di prendere in mano la Serie B e l'ha preso subito senza paura, perché già mi carriera stava finendo. Tu sei dell'81? Sì. No, però ya la carrera tiene que estar finiendo, no voy a andar più di là. Sí, basta qua, chiude el rubinetto. No, anche perché aggiungo che chi gioca in Serie A non può giocare a slow pitch e Willy è il nostro bomber della squadra di slow pitch, quindi ecco perché non è stato tesserato, questo è il motivo. No, credo che, scherzi a parte, credo che un'altra cosa che ha contraddistinto questo gruppo nella vittoria del campionato dell'anno scorso è stato sono stati molto bravi gli allenatori a creare gruppo proprio, a fare gruppo, i ragazzi si vogliono bene, si stimano, sono amici, quindi credo che questo poi nei momenti decisivi anche di una stagione venga fuori. Vedo come sta lavorando lo staff tecnico, si sta dando da fare veramente tantissimo, credo che i risultati arriveranno. Poi è logico che stiamo parlando di un livello molto alto e siamo sempre una neopromossa. Alessandro, vieni che ti faccio fare un saluto anche da... Sì. Sì, no, è un fuori programma, gli avevano detto dell'aperitivo, ma l'aperitivo bisogna guadagnarselo e quindi ti lascio un attimo il posto. No, facci in piedi, Carlo. Buongiorno a tutti. Allora, io ho poco da dire, voglio dire che mi fa molto piacere vedere questi ragazzi giovani fare questa esperienza, che sicuramente sarà grandiosa per loro. Li ho seguiti con tanta curiosità e interesse lo scorso weekend e ho gioito quando ho visto che il mitico Stefano Rossi aveva fatto la prima valida. Sono stato molto contento di vedere Francesco fare il primo RBI e niente ragazzi, vi seguirò. E spazio ai giovani, siete giovani, ve lo siete guadagnato, quindi godetevelo, sarà sicuramente un'esperienza fantastica. E niente, complimenti alla società che ha avuto il coraggio di fare questo salto e niente, ripeto, io sarò lì a controllare il box score nei weekend e poi se riesco anche a fare un salto al campo, perché no? E niente, grazie per l'invito e niente, i Falcons naturalmente è la società dove sono cresciuto, quindi ho un particolare affetto e quindi sono qua molto volentieri oggi. E farei anche, come ha già fatto anche Carlo, un cenno a Luigi Bellavia, che è stato il mio presidente, è stato quello che mi ha fatto iniziare a giocare a baseball a me, che mi ha dato l'opportunità, quindi sicuramente sono molto contento che ecco, il primo lancio verrà fatto proprio da lui, perché come tutti i sogni si creano giorno dopo giorno, ci sono gli alti e bassi, però è seminando giorno dopo giorno che poi si raccolgono i risultati nel lungo termine, quindi questo è successo anche con la società dei Falcons.
posto così. Grazie. E come Lucena mi sono ritirato. Uguale a Willy. No. Ale, Ale, aspetta un attimo, devo fare una domanda. Ah, sì. Pensavo di aver finito. Volevo chiedere al neo scrittore un ricordo. Carletto, hai parlato degli anniversari. Vedo qui che è targato 97 il primo scudetto giovanile, perciò sono 25 anni, un quarto di secolo, anche quello. E mi sembra che il ragazzo avesse qualcosa. Avevi 12 anni. Cosa ti ricordi di quel titolo? L'avevi lanciato tu, non mi ricordo. Ah, sicuramente avevo pianto, perché piangevo. Quindi molto probabilmente quel giorno avevo pianto, no, però è stato, ricordi li ho e sono naturalmente bellissimi, erano i primi traguardi, era il primo traguardo forse che il Falcons, no, riusciva a raggiungere, è il primo scudetto, esatto, poi negli anni abbiamo visto che questi ragazzi ne hanno portati a casa tanti altri, quindi dai, vuol dire che negli anni appunto il movimento è andato in crescendo e mi fa solo piacere, ecco, tanti tanti di questi altri successi, no, in futuro. Grazie, so che Stefano Ferri voleva fare una domanda. Aspetta un attimo, Stefano. Volevo chiedere a Carlo o anche al manager se in prospettiva c'è la possibilità che venga tesserato qualche straniero oriundo, magari in dipendenza della classifica, non so se c'è questa ipotesi o meno. E se all'occorrenza Maestri può dare una mano eventualmente. Allora, mi chiede dello straniero, lo straniero potremmo anche averlo in casa, anche se detto che si è ritirato, vabbè, no, scherzi a parte, dopo risponde il manager, che forse meglio, quello che posso dire io è che siamo partiti con questo gruppo qui e l'intenzione è di arrivare alla fine con questo gruppo qua. Poi è logico che nel baseball non si sa mai, ci sono delle situazioni che vanno verificate anche cammin facendo, però insomma innanzitutto deve esserci uno straniero in una squadra del genere, deve essere uno straniero in grado di fare realmente la differenza e non deve essere uno straniero che viene così solamente per aumentare il roster. Poi qui abbiamo anche lo sponsor che vediamo, insomma proviamo a convincerlo se c'è bisogno, però insomma l'idea è andare avanti così. Comunque Willy ve lo conferma. Portare un straniero a questa squadra che sono tutti giovani non conviene, perché noi, la missione di noi è divertirnos, far crescere al giovane, questa è la missione di noi. Non è domani o dopodomani di vincere un campionato, quello è lavoro, lavoro, lavoro. Secondo me un giovane che te lance 4 sorprese, 5 sorprese, c'è l'otto lanzatore, c'è la moto lanzatore. Se viene straniero, un lanzatore di 17 anni, se un straniero te tira, lanza 8 sorprese, come fai crescere a los giovani? Non lo fai crescere mai. Il giorno di domani non c'è più l'estraniero, però c'è loro, sono loro los giovani. A qua, di qua, in queste, in Torre Pedrera, hay que lavorare passo a passo. Passo a passo, non si può andare subito, andare avanti di vincere il campionato, prendere 4 o 5 stranieri, perché quelle sono società che vanno a fallire più avanti, perché questa è una società giovane. Se ce l'hai lo giovane che hanno vinto il campionato di Serie B, vai avanti con loro. Se non fai la salvezza, torna indietro. Il prossimo anno fai una Serie B o una Serie 2 per andare sopra ancora e ce l'hai ancora lo giovane ancora. Già in 10 anni, 5 anni, se vuole prendere un straniero che vuole vincere il campionato, la società vuole vincere il campionato, così deve prendere il straniero. Però se loro vanno a esperienza, a loro non deve prendere il straniero,
quello l'opinione mia come allenatore, la società non lo so se loro vanno avanti. No, no, belle parole Willy. Cioè, ci siamo tolti un bel problema. No, no, a parte gli scherzi, credo che sì, è partita così l'idea di fare la Serie A, è partita per fare i ragazzi che se la sono meritata sul campo e quindi è giusto che la facessero quest'anno. Poi vediamo come vanno le cose senza obiettivi particolari, senza strapparci le vesti, se le cose non andassero bene, ma l'importante è farli divertire, perché, ripeto, è questo, come dicevo prima, fare vedere anche ai ragazzi più piccoli che giocano che si può arrivare ad alti livelli, Serie A o comunque giocare un campionato come è stato fatto quello di Serie B dell'anno scorso, sempre ai vertici della classifica. Prima di chiudere, Alessandro ha citato prima Stefano Rossi, che è il nostro capitano. Vorrei che venisse un attimo qui, perché diciamo che è un po' la chioccia del gruppo, Willy dice vecchietto. La cosa bella è che quando parlo in giro dei Falcons mi chiedono: ma gioca ancora Stefano Rossi? Gioca ancora? E non a caso è stato lui a fare la prima valida in Serie A della storia venerdì sera. Mi piace più stare in piedi che stare. Questo è un fare il programma. Niente, no, volevo sapere insomma come ti diverte fare la chioccia di un gruppo di. Prendere a schiaffoni dal primo all'ultimo, ma è bello così. Siamo un bel gruppo, ci prendiamo in giro. Ci prendiamo in giro da mattina a sera tutto il tempo e abbiamo fatto un bel gruppo. I nuovi, tra l'altro, abbiamo perso Pandolfi, che era l'altra mia spalla per tenerli su. Però abbiamo avuto un paio di innesti da San Marino che si sono rivelati stupidi come noi. Cioè, abbiamo fatto subito gruppo, ci divertono, giochiamo, facciamo errori, facciamo cose belle, cose brutte tutti insieme, divertendoci. E questo è lo spirito giusto per crescere in un ambiente positivo. Giusto? Ok. Grazie Stefano, tra l'altro ha detto la cosa giusta, noi gli stranieri ce li abbiamo perché quest'anno sono arrivati due ragazzi da San Marino dall'accordo che abbiamo fatto con i Titano Bears, quindi stranieri sono stranieri, insomma, ecco, se vanno bene, no, a parte gli scherzi, anche loro, la filosofia è anche la loro, perché sono due ragazzi, uno di 17 e uno di 18 anni e quindi hanno tenuto bassa la media della squadra, la media età della squadra. Allora, del baseball si è detto di tutto e sempre si diranno cose bellissime. Esistono una marea di frasi, di citazioni, di fatti, di leggende che ne esaltano i valori, la rapidità, la nobiltà, la capacità di collocare solo contro tutti e poco dopo schierarsi nel campo tutti assieme contro uno. Va da sé che per me questo è il migliore degli sport e essere qui oggi è un onore senza precedenti. Come forse già sapete, sono 45 anni che seguo il Torre Pedrera affinché un territorio pieno di baseball come il nostro possa ancora di più prolungare e diffondere la passione per questo sport da generazione a generazione. Come fondatore del Torre Pedrera, al tempo dei mitici Peanuts, la tentazione di voltarmi indietro e trascinarvi nei ricordi di quasi mezzo secolo è tanta. Ma lungi da me farvi percorrere l'ottovolante, che intendo dire gli alti e i bassi che hanno caratterizzato il tempo ormai alle spalle. Quello che conta, infatti, e di cui vado davvero fiero, succede qui, ora. Inoltre non servono tante parole quando davanti a te sta per iniziare una partita di baseball, hai solo voglia di godertela. Quindi sarò veloce come un giro di corsa sulle quattro basi, ovviamente fatto da qualchedun altro. Nell'accingermi a dare dunque il via a questo evento, posso dire solo tre cose, tre di numero.
La prima, in ordine di importanza, è forza ragazzi, la partenza è incerta, ma sapete di essere all'altezza dei vostri avversari e qui siete a casa vostra. Dunque, esorto anche la tifoseria a fare la sua parte. La seconda è di ringraziare, oltre al presidente della società, che mi ha venuto qui oggi, coloro che in tutto questo tempo mi hanno riconosciuto la passione spesa in questo bellissimo gioco. La terza è che la giornata odierna non significa per me un traguardo e neanche un nuovo inizio, ma entrambe le cose. E per spiegarlo meglio ho portato questa. Provate a seguirne le cuciture, vedete? È un eterno continuo, né un inizio né una fine. Il suo unico scopo è quello di tenere unito con un filo rosso un piccolo mondo che ha fretta di ruotare, girare, sfrecciare, alzarsi sulle nostre teste, volare, arrestarsi e di nuovo passare di mano in mano, di fare contento chi ama il baseball. Esattamente ciò che ho sempre desiderato io, senza mai smettere. Grazie ancora di questo onore e ad maiora verso cose più grandi. Grazie Luigi. Visto che stanno preparando, abbiamo un minuto. Stefano Emanuelli, che avevo visto che si nasconde. Se dopo lo fai firmare. Stefano, vieni un secondo qui, perché... come dicevo, è il braccio destro di Willy, è, diciamo che è una delle persone che nella nostra società incarna un po' di più lo spirito Falcons, e quindi credo che sia giusto anche che ci faccia un saluto, un intervento lui. Buongiorno a tutti. Niente, volevo dire semplicemente che questo percorso che abbiamo fatto tutti insieme ci ha portato a questo traguardo. Un traguardo che forse neanche avevamo immaginato, ma che strada facendo ci siamo accorti che era la nostra portata. Soprattutto durante la seconda fase del campionato dello scorso anno abbiamo capito, io e Willy ce lo siamo detti subito, questi ragazzi possono arrivare lontano non conoscendoli, perché qualcuno veniva da altre società del territorio, però abbiamo capito che c'era quell'alchimia che ci poteva portare lontano. Tant'è vero che io e Willy a questi ragazzi non abbiamo chiesto niente di che, abbiamo chiesto solo tre cose, volevamo da loro tre cose, e queste tre cose ormai ce le hanno scritte nella testa, da tutte le parti, le avevamo scritto sul dugout, avevamo scritto tutto, e sono tre cose fondamentali per un atleta. Il primo è l'atteggiamento, il secondo è l'atteggiamento e il terzo è l'atteggiamento. Senza atteggiamento, senza l'atteggiamento un atleta non può andare da nessuna parte. Ed è la stessa cosa che abbiamo ribadito e cercato di confermare per il prossimo anno, soprattutto durante la prima partita contro il San Marino, dove, fra virgolette, potevamo un attimo essere più competitivi nella partita perché incontravamo un lanciatore italiano. Avevamo chiesto semplicemente di avere personalità. Questa personalità penso che l'ha messa in campo, si è vista, fino al quinto inning abbiamo visto una partita di baseball, poi ovviamente giocavamo contro gente che avevano l'ottavo battitore, che in qualsiasi altra squadra batterebbe numero 4, quindi per adesso andiamo avanti sulla nostra strada, abbiamo i nostri obiettivi pianificati, niente di che, io sono orgoglioso di questo, io baseballisticamente parlando sono nato nei Pirati, e avevo come maestri gente come Jim Fradella, John Long, Mike Romano, e ho fatto il militare con Paolo Ceccaroli, Beppe Carelli era il mio idolo, quindi cioè, io sono cresciuto con questa gente davanti, e quando poi sono venuto qui ai Falcons per chiudere la carriera diciamo in bellezza,
sono stato uno degli artefici del primo campionato Serie B conquistato, e poi quando Mano Luigi Bellavista mi ha coinvolto nello staff tecnico anni e anni fa, con Dodo Furiassi, da lì è partito tutto. E ci ha portato qua praticamente a esordire in Serie A con Willy, che tutto qua. Grazie Stefano, grazie a tutti, ringrazio tutti, dicevo, gli intervenuti, in particolare l'assessore Magrini, il vicepresidente Fibs Mignola e tutti i ragazzi, tecnici, colleghi, perché comunque sono colleghi, sono qui nella doppia veste io, quindi oggi per fortuna è una delle pochissime conferenze stampa di baseball dove non scrivo, meglio così. Ringrazio di nuovo l'Old American e adesso è l'ora, direi, sì, dell'aperitivo. Grazie a tutti. Grazie,